massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Dare Bellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Apriamo con la cronaca. Verranno celebrati venerdì 30 giugno alle ore 11 nella chiesa monumentale di San Pietro di Feletto i funerali di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nel suo appartamento domenica a Conegliano. Non sarebbe deceduta per cause naturali, bensì colpita alla testa e poi soffocata. A stabilirlo è stata l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica dopo il ritrovamento del cadavere. Oggi ha fatto peraltro il punto della situazione il capo della Procura di Treviso. L'ipotesi principale pare essere quella del furto degenerato in omicidio. Margherita infatti potrebbe essere stata uccisa dopo aver cercato di dare l'allarme una volta avvistati la del nostro articolo di cronaca di approfondimento su Notizie Plus. Coldiretti Treviso denuncia che nel mondo ben 6 ricette made in Italy su 10 sono false e che per tutelare la cucina italiana essa deve diventare patrimonio dell'umanità. Dagli spaghetti con polpetta in lattina ai rigatoni con pollo e pesto, 6 italiani su 10, quindi il 60% in viaggio all'estero per lavoro o in vacanza, infatti si sarebbero imbattuti almeno una volta in piatti e ricette improponibili e specialità made in Italy taroccate, come si suol dire. Questa è la denuncia di Coldiretti Treviso, una battaglia a cui l'associazione del nostro territorio si unisce. Io vi invito a questo proposito ovviamente a leggervi il nostro approfondimento sempre su notizie.it. Andiamo al meteo, perché sulla base delle previsioni odierne il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso nelle scorse ore un avviso di criticità idrogeologica per temporali, la cosiddetta allerta gialla, sull'intero territorio veneto, valevole sino alle ore 6 di domattina 28 giugno. Possibili infatti fenomeni localmente intensi, forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. Il presidente della regione Luca Zai ha espresso oggi la sua soddisfazione per la ripresa degli scavi archeologici situati nella vallata trevigiana dei laghi di San Giorgio e Santa Maria a Revine Lago e a Tarzo. Le attività fanno parte del progetto Relacus dell'Università di Ferrara in collaborazione con quella di Padova, con la soprintendenza archeologica, con le province di Belluno, Padova e Treviso. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. A me non resta che ricordarvi, come sempre, che potete ricevere gratis tutti i giorni nel vostro smartphone tutti i nostri contenuti o semplicemente quelli che preferite voi mediante la app TG Plus.